Buona serata, nuovo appuntamento con il TV Giornale di Telestense di questa giornata di Santo Stefano. Parleremo di varie notizie, ci occuperemo tra le altre del terremoto che ha sconvolto questa mattina, questa notte, insomma, la Sicilia, in particolare la zona di Catania, con la testimonianza di un ferrarese che si trovava proprio da quelle parti. E poi ancora vi racconteremo come hanno trascorso il Natale i ferraresi e parleremo anche di basket, anticipando dettagli del match che si giocherà tra un paio di sere per quello che riguarda la Bondi. Ma apriamo parlando subito di Spal. La Spal, come sapete, oggi appunto ha concluso sullo 0-0 il match tra appunto Spal e Udinese, per cui la Spal sale di un punto in classifica a quota 17, tra l'altro superando anche la posizione numero 16 dove si trovava. Adesso appunto la Spal sale a quota 15 grazie ai risultati ottenuti dalle dirette avversarie. Ricordiamo, il prossimo appuntamento con la Spal si giocherà sabato sera, l'appuntamento con Milan Spal a partire dalle 20:30. Domani invece puntata speciale di Lunedì Sport per commentare questo match a partire dalle ore 21. Adesso invece cambiamo argomento. Come dicevo in apertura, forte scossa di terremoto questa notte sull'Etna e in tutto il Catanese, e tra le tante persone che si sono svegliate di soprassalto anche un imprenditore e giornalista ferrarese, Michele Govoni, che si trovava da quelle parti per trascorrere le festività. Lo abbiamo contattato, sentiamo dunque quello che ci ha raccontato. Questa notte appunto una scossa che ha letteralmente, insomma, mandato nel panico tutti coloro che si trovano nel Catanese, una scossa che tra l'altro è stata l'apice di una serie, di uno sciame che sta continuando da alcuni giorni. Ecco, se puoi raccontarci esattamente come avete vissuto queste ore e quindi qual è la situazione anche attualmente a distanza ormai di parecchie ore dalla scossa. Sì, Nicola, questa notte siamo stati svegliati intorno alle 3:20 da questa forte scossa di terremoto. È durata non tantissimo, sarà durata 10-15 secondi, giusto il tempo di farci svegliare, di realizzare che appunto era una scossa di terremoto. Ha fatto cadere alcuni oggetti dai mobili, ma fortunatamente nella zona dove ci troviamo noi, io mi trovo nella cittadina di Biancavilla, che è sempre in provincia di Catania, ma dal lato opposto rispetto a dove invece c'è stato l'epicentro questa notte, si è colpito, ma ha colpito in maniera del tutto senza provocare grossi danni alle cose e alle persone. Appunto tanto spavento, ma oltre a questo niente di più. Questa mattina la situazione sembra tranquilla e quindi tutto sembra essere tornato alla normalità. Ecco, però dicevamo prima, insomma, che questo è stato l'apice di uno sciame sismico che prosegue già da alcuni giorni. Sì, ha iniziato. Io sono qui dal 21 di dicembre. Già intorno al 22, alla mattina del 22, abbiamo sentito un forte boato. E proprio qui dal paese di Biancavilla si vede molto bene il versante dell'Etna dove appunto si è creata questa frattura, e si vedeva del fumo molto scuro uscire dal cratere centrale con una nube di cenere lavica che appunto andava poi verso la città di Catania, verso le altre città presenti poi sulla costa. Questa nube di cenere lavica continua appunto da sabato mattina, dal 22, continua a dare spettacolo di sé. Questa mattina c'erano diverse nuvole presenti sul vulcano, quindi non si vedeva molto, però comunque sta continuando l'attività vulcanica. E già la scorsa estate l'Etna era in attività quando siamo venuti per le vacanze estive, e l'attività è continuata poi fino a questi giorni con delle punte anche di attività più eruttiva, più forte, ecco, come appunto quella di sabato mattina. Certo, ecco, comunque adesso al di là di quello che potrebbe essere ancora, perché presumo che quando c'è uno sciame sismico ci possono essere ovviamente delle repliche, attualmente quali sono i problemi maggiori? Perché sappiamo per esempio che c'è l'autostrada chiusa, ci sono alcune difficoltà ovviamente dei paesi che sono più a ridosso dell'Etna. Sì, questa mattina sono uscito appunto per fare qualche ripresa, che immagino siano le immagini che state vedendo in questo momento. Ho fatto un giro dei vari paesi etnei, da Ragalna, Belpasso, a Nicolosi, fino
fino al paese di Pedara, da dove c'è una vista del vulcano e poi dall'altro lato si vede fino al mare, e in questi paesi non c'è niente da rilevare, insomma le attività sono aperte, le strade sono aperte ed è tutto tranquillo. Hanno chiuso un tratto dell'autostrada 18, la Messina-Catania, perché ci sono alcune zone che sono pericolose, e c'è giunta voce che i paesi più colpiti, che sono poi i paesi di Zafferana Etnea, Acireale e altri paesi lì attorno, ci siano delle zone che sono state chiuse, transennate per sicurezza, appunto perché ci sono alcuni edifici pericolanti. Questa è dunque la testimonianza di Michele Govoni, che ringraziamo. Ricordiamo ancora quindi imprenditore e giornalista ferrarese che si trova in questi giorni a Catania. Ma adesso invece torniamo in città, cambiamo radicalmente argomento perché parliamo di Natale e soprattutto andiamo a capire come i ferraresi hanno trascorso la giornata del Natale. Questa mattina siamo andati nel centro storico e così ci hanno risposto. Com'è stato il Natale? Beh, è stato il suo primo Natale, quindi per noi è stato un Natale fantastico. È stato un Natale in tradizione. In famiglia, di tradizione, con il cenone alla vigilia, rigorosamente di pesce, e con il pranzo devastante il giorno di Natale, come vuole tradizione. Insomma. Quindi oggi si digerisce un pochino. Oggi siamo qui a fare un giro proprio per questo. Intanto sì. Il vostro Natale come è trascorso? Insieme ai nostri familiari, a casa da mia figlia, e tutti insieme abbiamo fatto un Natale bellissimo. Quindi signora, con la tradizione? Sì, con la tradizione, cappellini. Salame, sampon, soup inglese. Quindi proprio ferrarese al 100%, eh? 100%, siamo tutto ferrarese. Abbiamo trovato anche turisti qui a Ferrara in questa giornata di Santo Stefano, il tuo nome? Marcella. Marcella, di dove sei? È vicino a Lecce. Vicino a Lecce, ah, sei qua in vacanza? No, io ci studio, i miei sono venuti a passare il Natale qua. Quindi la famiglia ritrovata e riunita per Natale? Esatto, sì. Ma come l'avete trascorsa, cioè, diciamo, nella tradizione? Sì, siamo stati a casa perché c'è anche mia sorella qui, e pranzo classico a casa e poi dopo ovviamente carte. Senti Marcella, ne approfitto, allora, visto che sei una studentessa immagino, come ti trovi a Ferrara? Benissimo, è proprio la mia città. Sì, infatti sono qua da 5 anni, ma anche dopo la laurea ho intenzione di rimanere qua. Che cosa studi? Giurisprudenza. Come sta procedendo questo Natale, queste festività? Beh, abbastanza bene direi, a parte inizialmente appunto che era la novità, poi è andata un po' giù, adesso in effetti si è ripresa anche alla grande direi. Poi questa appunto è la bancarella dei balocchi, quindi tra dolciumi vari, tra nord e sud, insomma riusciamo a accontentare un po' tutti i gusti. Unite tutta l'Italia, ecco, a proposito d'Italia, ci sono più ferraresi o più turisti qui in centro in questo periodo? Attualmente con le festività natalizie sono molti turisti, poi italiani ce ne sono tanti, tra i ferraresi, veneti, Romagna, Bologna, ce n'è un po' di ogni. Che cosa si consuma soprattutto? Vin brulè, cioccolate, dolcetti, un po' tutto. Che la temperatura aiuta per queste cose. Soprattutto sì, diciamo che quando la temperatura è un po' alta in effetti vanno di più i dolcetti. Quando invece è fredda vanno giù di vin brulè. Come sta andando questa festività di Natale? Qual è anche la pedina che tira di più volendo? Beh, diciamo che come clientela quest'anno siamo un po' scarsi, abbiamo visto che comunque anche il turismo è un po' mancato, però nel nostro lavoro andiamo bene, diciamo. La piadina più popolosa, diciamo, è la spallina, la fraresa. Com'è la spallina? La spallina ci abbiamo messo dentro della pancetta fumicata con la mozzarella. Cipolla, rucola. Allora, diciamo, per scaldarsi bene allora. Sì, poi abbiamo anche, quando vengono le altre squadre a giocare, prendono molto questa piadina, perché così dicono, proviamo questa spallina, vediamo come va. Allora, intanto perché a Ferrara oggi? Perché un giretto, è vicino a casa, sempre bello da vedere, da visitare, gente cordiale, bella città, un giretto veloce. Certo, e il Natale com'è andato? Benissimo, come si può vedere dal mio stato attuale, è andato bene. Tradizione? Tradizione, cappelletti, Olesso come si dice qua da voi, non so, scusi, certo. E mangiare in famiglia, tombole, giochi vari, al solito. Intanto, parlando sempre di festività, vuol dire anche periodo di viaggi per alcuni, e a Ferrara, pochi giorni prima del Natale, 3 agenzie si sono unite per fare sistema. Sentiamo di cosa si tratta.
Un settore molto competitivo, soprattutto con il concretizzarsi sempre di più di piattaforme sul web, su cui spesso la strategia del prezzo risulta vincente e difficilmente raggiungibile. Stiamo parlando di chi organizza viaggi, delle agenzie, realtà che sono cambiate molto negli ultimi anni. Non solo resistere sul mercato locale puntando sul servizio e la comodità di chi fa le cose per te, ma Ferrara si rilancia. In città e in provincia, infatti, si è voluto fare sistema e 3 agenzie di viaggi si sono messe insieme per servire, testuali parole, un grande territorio quale è quello Estense. I viaggi di Lara di Bondeno, Blu Vacanze di Ferrara e Raggio Verde in Coming Italy di San Bartolomeo in Bosco si sono messe insieme per puntare sui viaggi di gruppo nel 2019. Noi forniamo un servizio assolutamente di qualità, in sicurezza, e abbiamo appunto i nostri pullman che partono da Bondeno, si fermano a Ferrara, e quindi chiunque vuole partecipare a una nostra escursione, la classica gita, ha la possibilità veramente di raggiungerci in maniera molto molto facile. Abbiamo preparato un calendario fitto appunto di iniziative e di destinazioni. Questo calendario sarà distribuito presso le nostre agenzie, quindi un catalogo, diciamo, appunto calendarizzato. Partiamo con i primi di gennaio e arriviamo veramente al 31 dicembre 2019. Spaziamo dalle gite in Italia, dai viaggi un po' più strutturati, appunto, sempre con la destinazione Italia, abbiamo Europa e abbiamo il mondo. Adesso invece parliamo di spettacoli legati a queste festività, perché domenica prossima al Teatro Comunale di Ferrara ospiterà la nuova edizione del Ferrara Christmas Pop Rock. Sentiamo le novità. Ferrara è pronta per celebrare le festività a suon di pop rock. Domenica 30 dicembre il Teatro Comunale Abbado ospiterà la nuova edizione del Ferrara Christmas Pop Rock, evento benefico ormai abituale che vede la presenza costante del maestro Diego Basso e di personaggi noti al grande pubblico quale Luisa Corna, come una delle voci protagoniste della serata. Luisa Corna c'è e quest'anno la vedremo anche in una forma più rock del solito. E poi avremo Davide Merlini che ritorna, perché dopo che è stato qui ha fatto una grandissima stagione con Giulietta e Romeo in tutti i teatri d'Italia, ma insomma quest'anno abbiamo Gio Di Tonno che ha vinto insieme alla Pons Sanremo, è stato il Gobbo di Notre Dame per eccellenza, è stato quello che ha cominciato con il Gobbo di Notre Dame e ha anche fatto l'ultima edizione. Oggi è tutti i giorni su Rai 2 dalle 11. E quindi insomma credo che abbiamo un personaggio veramente importante che farà sicuramente un pezzo di Notre Dame, ma poi altre cose. Non dimentichiamo le voci di Art Voice Academy con Sonia, Rossana, Barbara e Manolo, che ci faranno dei brani dal pop rock al brano di Natale, sempre pop rock. Quindi questo è un po' il cast di quest'anno, l'Orchestra Ritmico-Sinfonica. 3 le aziende ferraresi promotrici dell'evento, rappresentate in conferenza dall'imprenditore Giuseppe Cattani. Il sodalizio ovviamente con la Vassalli Bakering è un sodalizio che dura da anni e che portiamo avanti veramente da tanto tempo. Quest'anno siamo molto soddisfatti, molto contenti per il fatto che si è aggiunto a noi anche Scopa Gioielli, che evidentemente crede in questa, in questo progetto, crede in questa, in questo evento, in questa forma di beneficenza, in questa possibilità di unire l'arte, lo sport, la beneficenza e il sociale. Lo spettacolo si inserisce nel ricco programma proposto dal Teatro Comunale durante le festività. Praticamente il teatro continua a rimanere aperto anche durante le festività e anche se non si tratta delle consuete proposte di stagione che si interrompono e riprendono poi a gennaio, sono tutte iniziative che servono a creare nella città un momento di festa. E adesso invece andiamo a Vigarano Pieve per parlarvi della Scuola di Musica Teremin, che è un progetto che fa parte della Casa della Musica e delle Arti. Tra i tanti corsi presenti, l'obiettivo è quello di avviare anche un percorso dedicato a chi ha disabilità. Vediamo i dettagli. La Casa della Musica e delle Arti di Vigarano Pieve è un progetto che sta gradualmente crescendo tra corsi di strumenti e di recitazione. Tra le iniziative che prenderanno il via nelle prossime settimane, anche un percorso dedicato a persone diversamente abili, proposto dalla Scuola di Musica Teremin.
La musica è un linguaggio universale e quindi è perfetto per andare incontro veramente a tutte le caratteristiche di tutti i ragazzi. Noi abbiamo nelle nostre intenzioni quello di utilizzarlo appunto come veicolo di inclusione e quindi da gennaio partirà questo percorso sperimentale che in realtà è assolutamente una lezione di musica, grazie anche alla collaborazione che ci darà il servizio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza del distretto ovest di Ferrara. È importantissimo che questo progetto parta gradualmente, quindi coinvolgeremo probabilmente 2 o 3 ragazzi diversamente abili che si iscriveranno alla scuola di musica e frequenteranno un corso di musica. Quindi col tempo impareranno, esploreranno la musica attraverso un percorso che si chiama risveglio musicale, esploreranno gli strumenti, l'ascolto, instaureranno una buona relazione con l'insegnante e fino ad arrivare ad una scelta consapevole di uno strumento musicale e questo gli permetterà nel futuro poi di poter essere inseriti in un gruppo di musica d'insieme o più gruppi e quindi di avere un'occasione sociale attraverso delle competenze che acquisiranno appunto in questo percorso. Per il vicepresidente della Scuola di Musica, una iniziativa che sta dando grandi soddisfazioni. Siamo contentissimi, è partita nel migliore dei modi e la cosa più bella è che è partita proprio con i bambini dai più piccoli, con i corsi di propedeutica, ma anche giovanissimi che si approcciano subito allo strumento musicale, ma anche adulti che vogliono fare della musica un hobby, una passione, insomma, e sfruttarla in una comunità che sta reagendo molto bene, ma siamo convinti abbia ancora molto interesse da dimostrare. Quindi ci stiamo muovendo su tutti i fronti per dare le occasioni sia appunto ai più giovani ma anche ai meno giovani e speriamo di poter coinvolgere nel migliore dei modi anche l'associazionismo locale. Noi siamo molto aperti a questo, ci crediamo molto. Una parola chiave per noi è rete, fare rete, costruire insieme progetti, realizzarli insieme in un territorio che vuole che la musica sia veramente alla base di un'educazione e di un percorso di crescita dei ragazzi, degli adolescenti, ma unisca anche gli adulti. E adesso andiamo a Bologna, dove la Fondazione Lirica Teatro Comunale ha rinnovato la convenzione triennale con l'Università. Vediamo. Patto tra il Teatro Comunale e l'Università di Bologna per aggiornare il degrado in Piazza Verdi. Con la nuova convenzione, firmata dal rettore Francesco Ubertini e dal sovrintendente del teatro Fulvio Macciardi, si moltiplicano gli eventi organizzati in collaborazione tra le due istituzioni negli spazi del teatro, in modo da portare sempre più studenti in un luogo altrimenti a rischio degrado. Il teatro vuole proporsi con convinzione come un punto di riferimento per la popolazione universitaria, che ogni giorno vive e frequenta l'area intorno al comunale, ha affermato Macciardi. Per questo, oltre ad aprire i suoi spazi, propone una programmazione attenta a tutto ciò che può essere interessante e stimolante per gli studenti. Credo molto nella sinergia delle istituzioni. Per la riqualificazione della zona universitaria, il rinnovo della convenzione va in questa direzione, gli fa eco Ubertini. Sono particolarmente soddisfatto anche per un'apertura sempre costante alle iniziative del teatro per i nostri studenti e di questo ringrazio in modo particolare il sovrintendente. Dal canto suo, il sindaco di Bologna Virginio Mero l'aggiunge. Proseguiamo con determinazione per un obiettivo comune. Il teatro comunale si conferma sempre più aperto anche alle giovani generazioni, sempre più istituzione culturale al centro e nel cuore della nostra città. Lo strumento della riqualificazione, viene spiegato, è l'intensificazione di eventi culturali, formativi e partecipativi che possono svolgersi sempre più negli spazi del Teatro Attiguo alla Piazza e al Portico, come il Foyer Spighi, il Foyer Rossini e la Terrazza. Già nel 2018, ricorda la nota congiunta di Comunale Ateneo, sono stati molti momenti di condivisione di questi luoghi, come ad esempio gli incontri con la cittadinanza a cura della Fondazione Innovazione Urbana del Comune di Bologna e Alma Mater Università di Bologna, i laboratori del progetto europeo ROC, le lezioni sul 68 a cura dei docenti di Alma Mater o le manifestazioni organizzate dagli studenti come Refestival, Festival dell'Antropologia. Inoltre viene concluso, visto il significativo incremento negli ultimi anni della presenza di studenti fra il pubblico del teatro comunale, si confermano anche le agevolazioni sui prezzi dei biglietti delle opere in cartellone, che consentono agli iscritti all'Università di Bologna di assistere a molti turni degli spettacoli di lirica al prezzo di 10 euro. E adesso torniamo sullo sport, ma questa volta parliamo di basket, perché c'è attesa per il match che la Bondi giocherà venerdì sera al Palasport contro Roseto. Vediamo. Passato il Natale, la Bondi è tornata ad allenarsi in vista della prossima sfida. Si torna in campo venerdì 28 dicembre alle ore 21, quando a Ferrara arriverà Roseto. Ma intanto, la prima vittoria in trasferta della stagione ha dato nuova energia al team allenato da coach Bonacina.
Ecco le parole del capitano Tommaso Fantoni. È una vittoria sofferta, bellissima di squadra, ce la siamo meritata perché stiamo lavorando molto bene in palestra, duramente, nonostante tutti gli acciacchi e i problemi che abbiamo avuto ormai da mesi, quindi è una vittoria che arriva veramente con la voglia di prendersi questi due punti e di metterli proprio in classifica perché ci volevano come il pane. Quindi sono molto contento io e tutti i ragazzi. Beh, sicuramente alla fine per un paio di episodi sì, però per fortuna siamo stati molto bravi in difesa, abbiamo recuperato due palloni quando mancava veramente poco e quindi abbiamo costretto loro a fare due falli che ci hanno permesso di prendere un vantaggio insomma abbastanza sicuro da non difendere anche l'ultimo possesso, quindi bene, ecco bene. Abbiamo capito che tutti possono giocarsela con tutti, è un campionato molto duro, lungo e vince, questa è una maratona, insomma, quindi vince chi ha più fiato alla fine. Per la Bondi è un momento molto delicato della stagione. Dopo la sfida chiave con l'Assigeco arrivano altre due partite importanti, con Roseto e Ravenna. Come vanno affrontate? Vanno affrontate come se fossero le ultime partite sulla faccia della terra, quindi per noi sono fondamentali, non saranno facili, le prepareremo molto bene, come abbiamo fatto finora con lo staff e con i nostri ragazzi, quindi siamo vogliosi, abbiamo adesso dopo questa vittoria qua riusciamo a recuperare prima le energie nervose e essere un pochino più tranquilli e leggeri per le prossime partite, più fiduciosi anche. Con questa notizia siamo in chiusura, grazie come sempre per averci seguito, vi ricordo telestense.it e i nostri spazi social per queste e altre notizie. Ancora buona serata a tutti e alla prossima edizione.